Grazie, grazie a tutti per essere qui, per avermi invitato e per aver dato la titolo di Faro, titolo che invece noi diamo proprio nella nostra mission alla città di Matera. Io prendo subito la parola, sono molto contenta di vedere dei ragazzi di un liceo scientifico, perché davvero la speranza nei giovani è proprio quella di poter dare visibilità al territorio attraverso una formazione specifica, una formazione che passa attraverso la conoscenza del territorio, perché spesso prima di poterla promuovere agli altri, una terra, una località, è giusto che si conosca, perché è giusto fare propria una terra per poterla poi, tra virgolette, spendere fuori. E spesso questo ci manca, quindi onore al merito per chi avvicina i giovani alla conoscenza del territorio. Dovremmo avere dei libri di geografia che, oltre a parlare del mondo, parlino veramente in maniera dettagliata di quello che siamo, non solo di quello da cui siamo venuti, quindi popoli antichi, ma veramente della nostra ricchezza. Io quindi sono appunto contenta, mi dispiace di non avere più tempo a disposizione per poter parlare un po' più in dettaglio del turismo, ma vorrei soltanto a questo punto rubare pochi minuti per fare un piccolo punto su quello che significa fare turismo. Quando noi parliamo di turismo, parliamo di tutto e parliamo di niente, perché il turismo è veramente diventato un mare magno in cui facciamo ricadere tutto, ma poi difficilmente riusciamo a trattenere qualcosa di significativo. Perché? Perché noi pensiamo, spesso avvalendoci di luoghi comuni, che il turismo si faccia con i numeri. I numeri sono importanti nel turismo, ma non sono fondamentali, perché soprattutto in una regione piccola come la nostra bastano arrivi scaglionati per far credere che il turismo sia in perdita, basta un pullman in più, un pullman in meno per far pensare che il turismo sia in crescita. Quindi bisogna rispondere a dei parametri più precisi, bisogna essere molto precisi, perché il turismo lo si fa soprattutto quando si è in grado di rispondere ad una domanda. Il turismo è una scienza anche economica dove a generare la domanda è l'offerta e non il contrario. Quindi un posto si dice turistico non quando ha semplicemente delle cose belle, perché noi nel nostro piccolo pensiamo sempre di avere qualcosa di unico, qualcosa che non si vede altrove. Invece non è sempre così. Il villaggio globale di cui viviamo, anche grazie o per colpa della rete, ci porta ormai a conoscere anche quello che è a migliaia di chilometri da noi. Quindi noi non dobbiamo credere di essere depositari di qualcosa di unico. Potremmo anche averla questa unicità, ma non dobbiamo vendercela come tale. Quello che dobbiamo fare perché il turismo veramente sia una forza della nostra regione è avere la capacità di venire incontro a quello che è il desiderio, l'offerta, la domanda, chiedo scusa, del turista. Il turista viene in un posto dove sa di poter attendere alle quattro domande che il turista si fa sempre: cosa faccio, cosa vedo, dove mangio, dove dormo, come posso impiegare il mio tempo. Oggi il turista non ha tanto problemi economici, ma problemi di tempo. Quindi il turista vuole vedere cose uniche, cose autentiche, perché l'autenticità si sta riscoprendo e noi abbiamo queste carte, ma dobbiamo sapercele giocare. Dove dobbiamo sapercele giocare? Sulla professionalità, sulla formazione, sulla educazione, sostantivi che sono già stati utilizzati da questo tavolo. Quindi ottimo che i ragazzi vengano educati a conoscere e a formarsi. L'offerta che rende il turismo una vera risorsa è un'offerta professionale, un'offerta qualificata, per cui bisogna sfatare il luogo comune che tutti i luoghi sono turistici. Sono turistici coloro che sanno proporsi con un'offerta qualificata, un'offerta completa. Noi in APT abbiamo fatto una serie di studi, ci siamo avvalsi anche di studi professionali, anche di studi internazionali, per capire quali fossero i minus e quali fossero i plus, cioè quali fossero i dati positivi della Basilicata. Abbiamo chiesto ad alcuni esperti di girare per il territorio, abbiamo chiesto ad alcuni giornalisti che erano già venuti o che avevano parlato della Basilicata quello che avevano trovato di buono e anche quello che di critico avevano da muovere alla Basilicata. Che cosa è uscito? È uscito che la Basilicata apparentemente ha dei minus importanti, non ha aeroporti, spesso viene tacciata di avere poche infrastrutture,
molti luoghi sono quasi abbandonati, nel senso che hanno delle potenzialità totalmente inespresse. Questo è oggettivo anche però che dove c'è la consapevolezza delle proprie potenzialità si sta avviando un recupero di questo gap. Ma è anche vero che le strategie quali sono? Quelle di poter trasformare gli apparenti minus in plus, ovvero non ci sono aeroporti, benissimo, ma in realtà pensiamo un attimo che anche per nelle grandi città, per muoversi dal centro di un aeroporto ci si impiega quasi un'ora, quindi diciamo sostituire una buona capacità di collegamenti all'inesistenza dell'aeroporto può da sé trascinare comunque, cosa che già succede, dal momento che grandi tour operator, come la TUI per esempio, si stanno interessando ad intercettare e ad inserire nei loro cataloghi alcune località della Basilicata, quali? Quelle che sono più pronte, quelle che fanno veramente industria turistica, e parlo del Metapontino. Quindi il presidente del GAL parlava di tutte le bellezze che ha Matera. Matera è individuata sicuramente come prodotto faro nella politica delle 4 N, quella che la PT sta portando avanti, cioè quella di individuare nelle 4 località Maratea, Metaponto, Matera e Metti, e anche poi il Pollino, le località più pronte a diventare vere e proprie mete di attrazione turistica. Noi abbiamo un patrimonio in queste 4 N, che è un patrimonio fatto di natura, ma anche di cultura, di arte. Non dimentichiamoci che i dati, proprio adesso questo è il momento di parlare di dati, ci dicono che gli stranieri prediligono in Italia non tanto il mare più quanto le città d'arte, quindi sono alla ricerca della cultura, ma dove la cultura sia integrata con il territorio. Quindi il turista straniero che sceglie di venire in Basilicata sa di trovare luoghi di nicchia, sa di trovare una ospitalità autentica e non fatta di grandi numeri. Ora, questo deve diventare ancora di più uno stimolo ad andare avanti, a fare sempre di più, a fare sempre meglio. Quindi i gruppi di azione locale, i consorzi, quindi i soggetti privati o misti che portano avanti un discorso di crescita e di promozione del territorio, fanno esattamente quello che la PT auspica, quello cioè di in una compartecipazione fra pubblico e privato, il pubblico sia una sorta di sussidio e non di sostituzione, cioè il pubblico deve soltanto dare il know-how, deve aiutare perché il privato cresca, perché un territorio cresce quando i suoi abitanti per primi riescono a crescere, quindi quando l'economia di un territorio è fatta dei suoi abitanti, perché il turismo è anche economia, il turismo non è soltanto emozione, cosa che pure non deve mai mancare. Il turista, noi diciamo sempre, è un adagio che si usa un po' quando si parla di turismo, il turista ha memoria d'elefante e zampe di lepre, il turista ricorda tutto quello che vede, soprattutto quando è negativo, e il tam-tam, anche nel villaggio globale in cui viviamo, il tam-tam funziona benissimo. Se in un posto apparentemente meraviglioso il turista non trova un'offerta valida di accoglienza, non trova l'ospitalità, non trova la giusta risposta alle domande che vi dicevo prima, state certi che non solo quel turista non tornerà più, ma probabilmente farà da tam-tam agli amici, ai parenti, e sconsiglierà questo posto. E a zampe di lepre per questo, perché il turista tende a lasciare subito un posto che non gli piace, perché il turista ha investito del denaro, ma come vi dicevo prima, soprattutto del tempo, per scendere in un posto, quando scendere in Basilicata, per venire in Basilicata. Quindi se in Basilicata sapremo offrire la qualità, la professionalità, e accresceremo quello che noi in comunicazione chiamiamo awareness, cioè la capacità di essere riconoscibile. Noi non siamo quello che siamo, ma siamo quello che viene percepito dall'esterno, e riusciamo ad entrare sempre di più nel meccanismo di saperci mostrare con le nostre ricchezze, ma soprattutto di contornare queste ricchezze con un'offerta qualificata, allora potremo dire che diventeremo veramente competitivi, perché il turismo oggi è soprattutto una sfida. Grazie.